Oh, bene o forse male, dunque ho attaccato il condizionatore perché non ce la facevo proprio più, anche se ho gli occhi ridotti in uno stato pietoso, temo proprio per il condizionatore, va a sapere, comunque si sopporta anche questo d'estate, così ho potuto rimettermi la canottiera, i ben pensanti. I ben pensanti, gli schifiltosi potranno rientrare nei ranghi, diciamo. No, perché c'è stato un altro idiota, ecco. Io li chiamo così, scusate il tono irrispettoso, che mi ha detto che io manco di rispetto alla gente presentandomi a torso nudo nei video, no? Io vorrei proprio sapere come si fa a dire una cosa del genere, perché allora mi domando in spiaggia o per strada, quando si vedono i muratori a torso nudo, cos'è che gli si può dire alla gente, no? La gente in spiaggia, cioè, che è mezza nuda, ecco, cosa gli dici? Dai, no, mi hanno detto, io ho 80 anni, che non è vero, ne ho 52, sto per compierne 53. E mi dicono che li porto anche bene, quindi insomma, cioè, vabbè, il pelo è qualcosa di impressionante, lo so anch'io, ma io sono fatto così e non sono l'unico uomo peloso in questo mondo. E c'è invece chi, ecco, parecchie persone a cui piace tutto questo pelo, gli piace vedere. Ecco, piccola parentesi, no, che è sempre doveroso fare proprio perché uno dei temi preferiti di questo canale è parlare dei pregiudizi della gente, e quindi ogni pretesto è buono per farlo. Allora, ero rimasto appunto all'ontologia di Parmenide, no? Cioè la prima ontologia nella storia della filosofia occidentale è quella di Parmenide. Parmenide ha individuato che l'essere è il principio di tutte le cose e tematizza la sua filosofia su questo principio. Come ho detto, c'è rimasto il suo poema, mentre opere di altri autori sono andate perse. Per fortuna, il poema di Parmenide in parte ci è pervenuto. Allora, il poema di Parmenide era diviso in due parti, no? Della prima c'è rimasto tutto, della seconda parte purtroppo ci sono rimasti dei frammenti. E pare proprio che il fatto che la seconda parte ci sia arrivata in modo frammentario abbia fatto in modo che, come dire, il suo pensiero sia stato male interpretato dai moderni. Di recente c'è stato un giovane ricercatore, adesso non mi ricordo di quale università, che ha fatto uno studio molto interessante mostrando come, adesso non mi ricordo neanche come si chiama quel libro perché l'ho letto anni fa, era molto ben fatto, no? Ma proprio su Parmenide, vedrò se è possibile di recuperare il titolo, riscoprire qual era il titolo di quest'opera, uno studio molto interessante per far vedere come fosse stato sostanzialmente frainteso e malinterpretato Parmenide, e come ci si sia sbagliati sul loro conto per quanto riguarda certi aspetti della sua filosofia. Comunque, nella prima parte della sua opera, Parmenide spiega in pratica come deve essere concepito l'essere, no? È scritto come un poema, cioè con immagini poetiche, evocative, per cui praticamente lui viene, come dire, illuminato dalla divinità, da Aletheia, la verità, no? Che è la divinità che gli svela appunto la vera natura dell'essere, e cioè in pratica c'è ancora l'influenza della religione, no? Cioè da un lato ti dice
è la mia ragione che è stata illuminata, ma è stata illuminata divinamente, cioè lo dice attraverso la poesia, qualcosa di evocativo, no? E da questa divinità che sembra un principio astratto alla etea, alla verità, si tenga conto che per gli antichi, quelle che noi consideriamo forze astratte o generiche, non individuate, erano entità concrete, no? Entità divine concrete, cioè mettiamo la paura, la guerra, poi non so, la bellezza e via dicendo, no? Che per noi sono termini astratti generici, per gli antichi erano invece entità precise, no? O che so, la speranza o la. Cioè, le varie forze della vita che noi incontriamo, sperimentiamo, mentre per noi sono, come dire, raggruppamenti, di eventi che noi, cioè, quando noi parliamo della paura, intendiamo tutte le varie paure, che colpiscono la nostra vita, no? Ma non è che ci sia la paura come principio, come forza invisibile e astratta. Cioè forza invisibile concreta che influisce sulle nostre esistenze. Ecco, invece per gli antichi era così, quindi anche Aletheia, la verità, è una divinità, una forza che si manifesta, una forza divina che si manifesta nella vita degli uomini. E Parmenide, appunto, ascolta le parole di Aletheia, che gli rivelano che esistono due sentieri nella mente degli uomini, il sentiero del giorno e il sentiero della notte. E il sentiero del giorno è appunto il sentiero che conduce alla verità, che permette di conoscere la vera natura dell'essere, mentre il sentiero della notte è il sentiero dell'oscurità, del buio, dell'ignoranza, di ciò che non ti permette di vedere l'essere così com'è. Ora, Emanuele Severino, riprendendo la filosofia di Parmenide, riprende anche questo concetto, no? E arriva a dire che tutta la civiltà occidentale, dopo Parmenide, in poi fino ai nostri giorni, è tutta immersa nel sentiero della notte, cioè dell'oblio dell'essere, oppure anche del nichilismo, che per Emanuele Severino è l'identificazione fra essere e nulla, cioè quando essere e non essere si mescolano nella nostra mente, noi non abbiamo idee chiare sull'essere e lo nullifichiamo, cioè lo rendiamo uguale al nulla, perché mescolare l'essere con nulla per Severino significa nullificare l'essere, far sì che l'essere diventi uguale al nulla, dato che non c'è differenza fra i due. E questo diventa nichilismo, appunto. Ma vedremo poi meglio come, perché come ho detto è un discorso molto complesso, difficile, ma anche molto interessante. Allora, il sentiero del giorno appunto è il sentiero di chi sa cos'è l'essere, no? E per Parmenide che cos'è l'essere? L'essere è, non essere non è, cioè cos'è l'essere? È semplicemente l'opposizione al nulla, cioè è l'opporsi completamente e incontrovertibilmente al nulla, non c'è nessuna confusione fra l'essere e il nulla. L'essere è il non essere, il nulla non è in nessun modo. Ecco. E non c'è mescolanza fra le due. Di conseguenza, l'essere è tale da tutta l'eternità e tale rimarrà per tutta l'eternità. Non può in nessun modo diventare non essere e non può in nessun modo essere, cioè essere diventato dal non essere, no? L'essere è, punto, che basta, non c'è nient'altro da dire.
cioè l'essenza prima dell'essere, la natura prima dell'essere è semplicemente l'essere diverso dal non essere, perché appunto non c'è niente, assolutamente niente di diverso dall'essere. Sembra un gioco di parole anche questo, però capisco che è difficile seguire queste contorsioni mentali, però in realtà il concetto è semplicissimo. L'essere si identifica con se stesso. La natura dell'essere nella nostra mente è semplicemente quella. Allora, cosa significa? Che appunto l'essere non può diventare non essere e anche l'essere è uno, no? Per Parmenide non ci possono essere separazioni, interconnessioni fra un essere e un altro essere, cioè proprio perché nulla non c'è, non ci può essere un qualcosa che divide l'essere, perché significa se ci fosse qualcosa. Cioè, se nulla potesse dividere l'essere, non sarebbe più nulla, cioè sarebbe qualcosa, ma allora sarebbe di nuovo essere anche quello, e quindi non può dividere l'essere da un altro essere, no? Sembra un gioco di parole, però in realtà è una faccenda di coerenza logica. Se 2 è uguale a 2, non può essere uguale a 3, non può diventare 3 così, a caso. Improvvisamente, senza nessun motivo, no? C'è ma qui la differenza è ancora più abissale della differenza fra 2 e 3. È proprio la differenza radicale assoluta, infinita. Qual è la distanza fra l'essere e il nulla? Infinita, e non può essere colmata in nessun modo. Allora, Parmenide arriva a dire appunto che co cos'è l'essere, cos'è il mondo, è semplicemente una sfera, viene chiamata lo sfero parmenideo al maschile, no? Perfettamente compatta, unita, eterna, che esiste da sempre e che non ha nessuna divisione al suo interno. C'è la difficoltà, diciamo, la contraddizione che non è stata risolta da Parmenide, ma in seguito dal suo allievo Melisso, l'ultimo dei tre eleati, no? Che diceva che dato che appunto l'essere non può confinare con il non essere, perché non può essere delimitato da niente, di conseguenza l'essere, oltre che essere unito, unico, compatto, deve essere anche infinito e quindi si stende nello spazio e nel tempo, cioè è limitato non solo temporalmente ma anche spazialmente, coerentemente, come l'aperon di Anassimandro, al quale finisce con assomigliare molto, perché poi uno dice concretamente poi questo essere che cos'è? Sembra uguale al niente, no? Molti critici del parmenidismo poi hanno detto, ma alla fin fine anche l'essere, cioè questo essere concepito così in modo astratto, cioè indefinito, risulta uguale a nulla, perché concretamente non puoi dire che è niente. Vedremo poi come Emanuele Severino risolve questa difficoltà. Parmenide, anche a suo modo, ha cercato anche lui di risolvere la difficoltà, e poi bisogna vedere se ci è riuscito o meno. Normalmente i critici dicono no, insomma, ci ho solo provato, ma non è riuscito a superare l'aporia, no? Le aporie, in filosofia, sono praticamente le contraddizioni, cioè quando in una dottrina filosofica alla fine si presentano delle difficoltà, delle contraddizioni, cioè una visione filosofica capita che un termine e un altro cadano in contraddizione e
diversi motivi e molto spesso non si riesce a risolvere questa contraddizione. Normalmente la si risolve cambiando filosofia. Comunque qui chiudo, arrivederci.